Sei anni fa ho accettato dicendo che sin dal primo momento della mia professione aveva detto di sì al Signore, che non avevo ragioni per dire quella volta di no. L'ho fatto forse con meno consapevolezza e molto entusiasmo. Oggi, dopo 6 anni, accolgo di nuovo l'espressione della volontà di Dio nel voto dei confratelli e la accolgo come un'espressione del suo amore verso di me, per poter donare tutta la mia vita ai confratelli, ai giovani, fino alla fine. All'inizio di quest'anno le avevo detto al Signore che volevo ricevere tutto quanto Lui volesse darmi, e la prima cosa che mi ha dato è la morte di mio fratello. Questa volta mi dà anche 16.000 confratelli a cui pensare, a cui amare, e attorno a cui organizzare la mia vita, perciò dico di sì. È stata la risposta che Don Pasquale Chavez, visibilmente commosso, ha dato alla domanda di rito posta da Don Josef Havasi, ispettore dell'Ungheria, che in qualità di capitolare più anziano ha rivolto all'eletto. L'elezione del Rettore Maggiore è un atto che impegna pienamente la responsabilità di ogni capitolare dinanzi alla congregazione. Per questo i lavori dell'Assemblea si sono aperti con la preghiera del Veni Creator. Poi i capitolari, avendo espresso il loro voto, hanno affidato all'urna le proprie schede. Il lavoro degli scrutatori si è svolto con attenzione. E al primo scrutinio, quasi all'unanimità, è stato eletto Don Pasquale Chavez Villanueva. Dopo aver espresso la propria gioia con un caloroso applauso, i capitolari hanno salutato personalmente Don Pasquale Chavez, che è stato riconfermato dal capitolo generale 26, nono successore di Don Bosco, per il sessennio 2008-2014. Presente anche Madre Antonia Colombo, superiora delle figlie di Maria Ausiliatrice, accompagnata da alcune consigliere.